Ah, quello sicuramente, perché siamo riusciti a tenere la partita in bilico fino all'ultimo minuto. Sapevamo che della forza della Juventus, però siamo stati bravi a tenere botta, magari con un po' più di fortuna riuscivamo anche a portare un punto a casa, però non ci possiamo rimproverare niente, ci abbiamo provato e dobbiamo ripartire da questa prestazione. Sei stato tra i più applauditi, hai corso per tutto il campo, hai fermato anche un po' Cristiano Ronaldo un po' di volte, insomma, la tua partita. No, magari è la mia qualità la corsa, quindi ho cercato di metterla a servizio della squadra. Comunque siamo stati tutti bravi, abbiamo fatto una grande partita, purtroppo il risultato è negativo, però non ci possiamo rimproverare niente. Senti, dal punto di vista della prestazione, al primo tempo magari parlo di meritava qualcosa in più, avete avuto delle occasioni più limpide del primo tempo, penso che abbia avuto appunto la vostra squadra. Sì, dopo abbiamo preso il primo gol magari a freddo sul rimpallo, però dopo il primo gol ci siamo svegliati, abbiamo cominciato a giocare, a provare le nostre giocate e comunque abbiamo messo anche in difficoltà la Juventus, siamo riusciti a pareggiare. Poi forse nel secondo tempo si è ripartiti un po' troppo schiacciati, sia perché la Juventus aveva alzato il ritmo, sia perché cercavamo di non lasciare filtranti per loro. Però abbiamo subito il 2-1 che eravamo schierati, purtroppo una palla che è passata in mezzo, è stato bravo Matuidi, però allo stesso tempo non ci rimproveriamo niente perché potevamo anche pareggiarla o magari se nel primo tempo riuscivamo a fare qualche gol potevamo anche portarla a casa con un risultato così. Come si va la sosta adesso? Con un risultato negativo e la conseguenza comunque di 5 diventare ancora difficile? No, il risultato sappiamo tutti che è negativo, però la prestazione rimane, la prestazione ci dà convinzione e ci fa capire che se affrontiamo tutte le squadre con questo atteggiamento riusciremo a centrare il nostro obiettivo sicuramente. Cosa ti ha impressionato la Juventus? Se c'è qualcosa che ti ha impressionato? La Juventus ci ha impressionato in tutto, come qualità, come corsa, come tecnica. La Juventus non si discute, è una grande squadra. Gervinho che mano può dare a questa squadra? È rientrato lui, tra poco rientreranno anche altri crociati. Sì, Gervinho è stato un grande acquisto quest'anno, ci può far fare il salto di qualità insieme agli altri ragazzi che sono arrivati nuovi. E l'ha fatto vedere anche nel primo tempo, fin quando ci aveva forza nelle gambe, ha creato diverse palle gol.